Buonasera a tutti. Questa serata è stata davvero bella e speciale. Il gabbiano Jonathan ci ha dato la possibilità di sognare, di volare in un cielo dove tutti siamo uguali, dove non esistono barriere, dove il coraggio e la voglia di vivere si insegue. Si insegue il sorriso e la gioia, cadendo, ma per capire quanto sia bello rialzarsi. È un sogno bellissimo che purtroppo spesso è molto diverso dalla realtà. La vita dei non udenti, per esempio, è difficile. Troppo spesso dobbiamo sforzarci di farci capire. Dobbiamo sforzarci di capire e spesso non è facile. E così si cade nella solitudine, nella tristezza. Luca Poli questa sera ha dato una dimostrazione di come si possa riuscire a trascorrere una bella serata, tutti insieme, comunicando e vivendo la stessa bellissima emozione, senza alcuna barriera. Aspetta, aspetta. In fondo basta così poco, pensate, il battito delle ali di un gabbiano, in fondo si può imitare con un semplice movimento delle mani. Ecco, questa sera vorrei che insieme al volo di Jonathan vi rimanesse negli occhi il movimento delle nostre mani, sperando che questi segni che ci aiutano a vivere giorno dopo giorno, possano essere imitati da tanti di voi, facendoci sentire per una volta non obbligati a capire, ma capiti. Grazie Luca, sei una splendida persona e con te tutta la compagnia Duende. Vi meritate un applauso silenzioso. Aspettate. L'applauso nella lingua dei segni è semplice. Si fa così. Avete visto? È facile. Ricordatevi delle nostre mani e noi porteremo nel cuore i vostri occhi. Che questa sera, dopo uno spettacolo così bello, saranno sicuramente più buoni e felici. Grazie.